Siamo con Marco Bellini. Allora, gara che è stata molto accesa, molto combattuta, si è risolta solo alla fine con un pareggio con il Valencia, che era partito molto meglio nel secondo tempo, è andato 3 volte in vantaggio, ma alla fine torna a casa con un solo punto. Sì, sì, torniamo a casa con un punto contro una squadra che comunque sia qui in casa ha raccolto quasi il massimo, solo con il Fabbrica hanno perso la partita. Diciamo anche la gestione dell'arbitro, soprattutto sull'ultimo gol che è stato preso da parte nostra, è un po' da rivedere, perché non è possibile prendere un gol del genere mentre stiamo sistemando la barriera. Ci prendiamo questo punto perché comunque sia questa è una squadra che, ripeto, in casa le ha vinte praticamente tutte, e torniamo a casa con questo punto anche con un po' di amarezza. Siamo con Alessio Crepaldi. Dunque, gara che è terminata 6-6, un pareggio che non sta bene a nessuno, forse sta bene a tutti e due. No, diciamo, a noi non ci sta bene. In casa siamo abituati a dare tanto. Abbiamo perso solo una partita con il Real Fabbrica, che se non ero è prima, quindi le altre le abbiamo vinte tutte. Oggi è venuto questo pareggio, tanti gol subiti, ringraziando Dio, oggi ero in vena fortunata, ne ho fatti 3, quindi ci ha consentito di pareggiare. Ci dispiace perché volevamo vincere a tutti i costi. Ecco, però il secondo tempo era partito un po' male, siamo andati 3 volte sotto. Cosa manca a questa squadra nella seconda frazione? Cosa è mancato oggi? Ah, non te lo so dire, oggi proprio non te lo so dire, in senso, perché fuori casa abbiamo tante motivazioni, i campi sono più grandi, come vedi da noi il campo non è grandissimo, giochiamo quasi sempre all'aperto, quindi diciamo che abbiamo queste attenuanti che non servono a niente, ma ce l'abbiamo. E in casa no, non abbiamo queste scusanti e non dobbiamo ripetere mai più questi secondi tempi, e dobbiamo migliorare, sì, sicuramente, come al solito.